Buonasera, buonasera a tutti voi e ben ritrovati con Bocce e Monamura. Anche quest'oggi una puntata veramente molto interessante. Ringrazio e saluto i primi ospiti, con noi Elisa Luccarini, campionessa del mondo. Una buonasera. Buonasera. Ringrazio e saluto una giovane promessa del mondo delle bocce che ci racconterà in questa puntata la sua esperienza, ma non solo, anche tante curiosità. Con noi Stefano Aliverti. Buonasera. Buonasera. E ora lanciamo la rubrica bocce di memoria. Nome Elisa Luccarini. Stefano Aliverti. Se non avessi giocato a bocce saresti stato un'archeologa. Sono ancora giovane, ma mi sarebbe piaciuto fare il calciatore. La cosa più strana che hai fatto dopo una vittoria. Sembra strana anche a me, ma ho esultato, cosa che non faccio normalmente. Esultato con le braccia al cielo. Quale avversario vorresti sfidare? Eh, mio papà, perché vorrebbe dire che è ancora qua. Il mio caro amico Daniele Micheletti. La tua figura più brutta in un campo di bocce. Sono ruzzolata come la mia stessa boccia nel momento stesso del lancio. È eh, una caduta dopo una bocciata. Cosa fai quando non giochi a bocce? Eh, leggo tanto, ascolto musica e ahimè lavoro. Studio informatica. Il momento fin qui più bello della tua carriera? La vittoria dell'ultimo ora ai mondiali in Argentina. La vittoria del campionato del mondo in Marocco. Quale animale ti rappresenta di più? Direi l'elefante, ma in realtà il koala. Visto che corro tanto, la lepre. Utilizzi i social network? Se sì, quali? Sì, nonostante l'età, sì, Facebook e Instagram. E poi sono seguita dai ragazzini, quindi devo. Sì. Instagram, Facebook e Whatsapp. Di cosa hai paura? Eh, di deludere. Dei ragni. In vacanza? Dove e con chi? Con gli amici e al mare: assolutamente al mare. Al mare con la mia fidanzata. Film preferito? Mission, con Robert De Niro, anche per la colonna sonora di Morricone. Il gladiatore. Il tuo sogno più grande? È impossibile, riavere mio padre. Anche impossibile perché andare sulla luna. E tu di che boccia sei? Raffa. Volo. Elisa, inizio da te, raccontaci la tua esperienza nel mondo delle bocce quando hai iniziato a capire questa tua grande passione. Ho iniziato con mio papà perché allora gestiva dei campi da bocce, quindi era quello che un po' salvaguardava il bocciodromo. Più lui era un grande campione, quindi mi ha fatto, se da piccolina ho iniziato a 5 anni a giocare a bocce, quindi sono 40 anni che gioco. Che cosa vuol dire essere campionessa del mondo? Insomma, non è da tutti, eh? eh no? Infatti, non è neanche da me, probabilmente, non lo cioè? so. Nel senso, non ho ancora capito cosa voglia dire, dire essere campionessa del mondo. È una grandissima esperienza soprattutto a livello umano per me, non tanto a livello di risultato che è forse anche la fortuna di essere al momento giusto, nel posto giusto, non è sempre solo il gesto atletico o essere campioni che fa che ti porta a quella medaglia, insomma, c'è una serie di componenti. Però per ottenere quella medaglia tanta preparazione, no? E anche tanti impegni. Tanta impegno. preparazione, devo ammettere che soprattutto l'ultimo, sì, ancora più degli altri perché giustamente anche se tutti pensano che le siano sport da anziani, invece, come vedete, io già alla mia età sono troppo anziana per la nazionale, però è stato più difficile per riprepararsi, forse una convocazione inaspettata e, quindi tanta preparazione ma soprattutto a livello mentale. Eh, Stefano, oggi qua sei in studio no? con una campionessa, no? Sì. Eh, quindi immagino per te molta attenzione anche nei consigli che poi casomai ti darà no? Esatto. finita la trasmissione. Io raccontami la tua prima volta a Bocce, perché hai deciso di seguire questo sport. Allora, io ho iniziato all'età di otto anni, che seguivo mio papà che giocava alle Bocce, anche lui nelle, in montagna, diciamo. E da lì è iniziata la passione, che pian pianino poi si è sviluppata ed è diventato un vero e proprio sport, diciamo, a livello agonistico. Allora, tu quanti anni hai adesso? 21. 21, quindi sei giovanissimo. No? Sì. A me piace domandare quando vedi ragazzi qual è il vostro rapporto con questo sport, anche quando ne parlate con i vostri compagni di scuola. Tu studi? Sì, allora io studio informatica, diciamo che il rapporto con i compagni di scuola è stato magari un po' più complicato quando ero più piccolini, mm -hmm. quando avevo l'età di 12 anni, così che magari le prese in giro erano un po' più, più facili che accadessero. Ma da lì in avanti poi, pian pianino comunque hanno capito che è uno sport è come tutti gli altri e non c'è più stato nessun problema, diciamo. Elisa, hai davanti a te un giovane, no? 21 anni, e tanti ragazzi che decidono di appassionarsi appunto al gioco eh, delle bocce. Che consiglio daresti a tutti i giovani, anche in base proprio a quello che ha detto Stefano adesso, no? che da piccoli, quando dice che sport pratichi, uno dice le bocce, ti guardano un po', no? casomai con sospetto. È vero. È eh? vero? vero? Beh, innanzitutto di riuscire a... A estrapolare da se stessi l'entusiasmo, che penso che è il più grosso difetto dei giovani di oggi, no? Abbiamo perso un po' l'entusiasmo dei giochi sociali, di condividere e vivere lo sport in una maniera anche eh, insomma coagulante uno con l'altro. Quindi l'entusiasmo non perdono mai, né, né tantomeno il sorriso. Poi ovviamente l'impegno c'è eh, di reclutarlo, di reputarlo, perdono, uno sport vero e proprio che, perché lo è, unisce un gesto tecnico. Ad una grossa concentrazione mentale, uno sforzo mentale. Penso che sia uno in realtà dei pochi sport che abbia questa cosa. Quindi lo vedo. Insomma, pubblicizziamolo, penso che... Ma il problema grosso non siano neanche i giovani, che l'entusiasmo ce l'hanno, sono i genitori che non devono spegnerlo questo. Esatto, bravo. Non spegniamolo accendendo dei telefonini, insomma. Certo, Accendiamo esatto, noi. perché poi forse proprio dipende anche dalla famiglia, no? Perché un conto è che in casa sia già gente che gioca, no? Ma nel momento stesso in cui il ragazzo cosa mai, che non ha nessuno ci voglio giocare a bocce, forse devono essere anche i genitori, sì. no? A portare sì, avanti Io ho, eh, ho la fortuna di seguire, perché penso che sia una fortuna per me, eh, di seguire i ragazzi giovani. E subito, quando dici di spegnere questi telefonini e queste oggettistiche varie, brontolano, poi ti rendi conto che dopo qualche ora non sanno più di averlo. Quindi, questo è un grosso messaggio per gli adulti, non per i giovani. Stefano, che cosa ne pensi? Ah, sono d'accordo con lei, infatti, diciamo che ho visto, visto che ho praticato sport da giovane, ho visto come molti genitori erano molto influenti rispetto a, agli atleti. Mm -hmm. E diciamo che io ho avuto la fortuna che i miei genitori invece non hanno mai avuto questa. Questo modo di atteggiarsi nei miei confronti è ovviamente stato, è stato positivo. Lo Come condivido. ti vedi fra cinque anni? Fra cinque anni laureato, quindi. mi vedo laureato. Eh, esatto. <ride> esatto. E niente, spero di riconfermare tutto quello che sono riuscito a vincere, anzi, ampliare ancora di più il il bottino Beh, del resto oggi poi qualche domanda no? adesso che mando la pubblicità gliela farai, qualche consiglio assolutamente, no? assolutamente eh? sì e io ringrazio Elisa Luccarini grazie, grazie mille Elisa grazie. una buona serata e grazie a Stefano Aliverti grazie, grazie, a voi, grazie diamo spazio mille. alla nostra pubblicità se fare shopping ti dona un po' di felicità e cerchi un nuovo modo di fare shopping Fai subito sul 141, 142 o 150 del telecomando o su Sky al numero 861. Casa Italia. Lo shopping di moda. Comodo e conveniente. E ora la rubrica di boccia in boccia. Numerosi successi raggiunti, tra i quali l'onorata Stella d'Oro al merito sportivo del CONI. Con noi il presidente dell'Associazione Bocciofila Savonese, Alessandro Gugliotta. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera, allora, Presidente, mi racconti un po' che cosa vuol dire occupare il suo ruolo all'interno della società e poi, visto il grande riconoscimento che avete avuto. Beh, sicuramente la partenza di questa Presidenza, diciamo così, è stata veramente in salita perché una società come la nostra, storica, perché è fra le prime 30 in Italia, oltre ad essere prima Savona, ha avuto un percorso abbastanza difficile di sopravvivenza e quindi quando poi si riesce a ottenere un risultato di questo genere è proprio merito di tutti, cioè non, è, non tanto mio quanto perché la presiedo, perché la rappresento, ma perché poi alla fine tutti i sacrifici che ci sono stati eh, sono stati ben premiati ecco. e quindi è la stella d'oro al merito sportivo è di tutti. Ecco. Eh, grandissima importanza ai giovani, vero, all'interno della vostra società, un impegno che va anche oltre, no? perché mi, ho saputo no? all'interno delle scuole, ma non solo. Quindi che valore ha, secondo lei, oggi valorizzare i giovani nel gioco delle bocce? Ma sicuramente è molto importante valorizzare il gioco nella sua l'importanza della socialità. E, vero è che i giovani adesso che li vediamo costantemente con i telefonini, con questi smartphone, ovviamente hanno necessità, secondo me, di alzare un po' lo sguardo e fare un po' come hanno fatto quelli della mia generazione, quantomeno che ovviamente non avevano il telefonino, però eh, la bocciofila eh, è vista come un ambiente sano, un ambiente gestito da persone che le frequentano ovviamente, che mh, danno sicurezza a un giovane, almeno quello che è accaduto a me in passato, che ti ritrae quel, quello spazio, quell'angolino di, di paradiso, diciamo così. Vero è che poi dal punto di vista didattico eh, noi ultimamente in effetti abbiamo fatto parecchio. E siamo entrati nelle scuole e abbiamo fatto, abbiamo cercato di fare forse meglio e in parte ci siamo anche riusciti. Di avvicinare col senso della socialità, dell'aggregazione sociale: il fatto che sia una squadra, una società, sia tutti insieme, non un singolo o un simbolo. E essere veramente eh, una. una Far parte di una società di stare insieme e quindi di conseguenza le bocce in qualche modo sono diventate anche una cosa quasi secondaria. Nel momento stesso in cui avete deciso di entrare nelle scuole, ma state le domande molto curiose no? da parte dei giovani su che cosa voglia dire giocare a bocce, qualche curiosità, c'è cioè qualche aneddoto casomai che ci vuole raccontare? Ma, diciamo che mh, aneddoti ce ne sarebbero tantissimi. Eh, però mh, quello che mi ha Colpito negli ultimi tempi è stato quando ovviamente noi non avendo un impianto coperto, mm -hmm. e purtroppo perché lo abbiamo avuto per tanti anni e adesso speriamo che, eh, anzi apro una piccola parentesi, grazie al Presidente federale, eh, De Santis che ci sta eh, dando una mano per cercare di eh, portare a termine questo, questo tipo di, di, di progetto che abbiamo, di poter avere, perché Savona non ha un impianto coperto, strano a dirsi, e quindi è, gioverebbe ai giovani, gioverebbe certo. ovviamente a tutta l'attività perché se hai la struttura meglio per tutti, e potendo fare queste, queste eh, attività didattiche soltanto nel periodo primaverile, quindi aprile, maggio, giugno e alla fine eh, questi ragazzi quando mi incontrano magari per, eh, per strada, Savona, ottobre, novembre dice, Ma, mi raccomando, eh, <ride> lo fate ancora anche il prossimo anno o quest'anno se si tratta ovviamente dell'anno in corso mh, scolastico, lo fate ancora il corso della... Ma questo è bello, no? Beh sì, anche perché lo eh. trovano evidentemente una cosa... Mm. Un po' veramente eh, che esce un po' dagli schemi. Tutto qui. E quindi... Un consiglio ai giovani che vogliono mm. avvicinarsi al mondo delle voce da Presidente? Perché? Non è una domanda semplice, però abbiamo mm. sentito prima. No, no non anni. è una domanda semplice. La risposta non lo è, lo è ancora meno. Ma sicuramente i ragazzi devono capire che le persone che hanno come genitori o come nonni, sono fondamentali, perché il nucleo familiare conta tantissimo. Lo dice uno che lo vede ancora oggi, quando qualche nostro mh, pseudo eh, ragazzo che ci frequenta la società eh, porta ovviamente il, il figlio, in questo caso, o il nipote, a dire vabbè, andiamo a giocare alle bocce. No? E Il fatto che si, ci sia questo, questo, questo senso di, eh, di familiarità è, un, è una cosa che ancora oggi... Pochi mi, sport possono mi dire no? di poter vantare questo eh, concetto molto forte di familiarità, quindi benvengono queste iniziative ma in Liguria, che portate avanti. Ma in Liguria è uno sport di tradizione, come potrebbe essere anche nel Piemonte, però è stato standardizzato proprio certo. in Liguria come uno sport di tradizione, quindi di conseguenza evidentemente deve dare una continuità. E io ringrazio il Presidente Alessandro Gugliotta, grazie mille Presidente. Grazie a voi. E ora il saluto di Sebastiano Somma e noi ci troveremo ancora qui alla stessa ora per la prossima puntata. Una buona serata. Quelle chilometriche partite di bocce che si facevano sulla spiaggia quando eravamo bambini, chi le dimentica? Per fortuna che questo nobile sport continua ancora e che ha sicuramente tanti fan grazie anche alla Federazione Italiana Bocce. Lunga vita alle Bocce e ai suoi derivati, cioè il benessere. Ciao Sebastiano Somma.